come dire, un'amministrazione che ne è la rappresentanza. Però diceva, io ricordo il comizio di Emilio Colombo, che qui ci disse che per 6 mesi mi hanno fatto fare il sindaco di Potenza, però poi mi è venuto subito un mal di testa. Però ho capito una cosa, che appena facevo accendere una lampadina spenta, avevo il consenso dei cittadini. Perché la persona che sta a Via Garibaldi, nel centro storico, che cosa vuole vedere? Vuole vedere il decoro intorno a sé. Perché l'amministrazione è fatta di grandi progetti, qualche volta progetti che con difficoltà si realizzano, perché hanno bisogno di tempo, ma è fatto anche di tante piccole cose. Che se c'è, cresce la sensibilità all'ambiente, al territorio, al suono. Il suono non va solo diviso. Io una volta ho fatto una provocazione quando facevo un convegno con il presidente della provincia, che solitamente quando si parla di conferenza difesa del suono, così fece inserire difesa e promozione del suono, che il suono, anche il suono ha una vocazione. E se ne asseconda la vocazione, certamente si obbedisce delle leggi della natura che non vanno poi a deturpare l'ambiente, perché se noi in un territorio che è vocato a una determinata così crescita ne facciamo un'altra, è chiaro che non assecondiamo il suono e non lo difendiamo, perché il suono lo si difende se ne asseconda la vocazione. Allora, poi per queste cose tutti dobbiamo contribuire. Guardate, questa volta non dobbiamo commettere l'errore di lasciare l'amministrazione sola, quindi va bene, fate la delega, tra 21, fra 5 anni ci vediamo. La delega dobbiamo accompagnarla, interessandoci dei problemi, e mi permetto, carissimo Franco, le consulte, per avere una maggiore partecipazione dei cittadini. Bisogna creare una consulta per lo sport, una consulta perché ci sono, diciamo, energie, intelligenze, capacità professionali in grado di poter dare, di supportare l'azione dell'amministrazione. L'amministrazione non solo non si sentirà sola, ma si vedrà supportata anche da tante risorse di intelligenza che possono offrire proposte su cui si possa discutere per fare veramente della città, della nostra piazza, un'agora non perché passo chiacchiere per pettegolezze, ma che discuta della città, discuta di come deve essere più vivibile, di come la comunità si deve sentire più orgogliosa dell'appartenenza. Consentitemi un'altra piccola cosa e chiudo. Forse noi abbiamo questo difetto, io ognuno di noi gira nelle altre comunità, ci manca forse questo orgoglio dell'appartenenza. Non sentiamo, qualche volta non sentiamo vibrare cose che vi devo dire, in qualche comunità si sente, io ho partecipato in tanti momenti anche di vita delle altre comunità. Allora dobbiamo recuperare questa nostra identità, che abbiamo una storia straordinaria, abbiamo un patrimonio storico-artistico straordinario che va meglio conosciuto, che va meglio valorizzato, che va meglio, sì, diciamo, messo anche all'attenzione degli altri. Abbiamo la possibilità sia per la qualità dei candidati, ma anche per tutti quelli che stasera ne è una dimostrazione, che insomma, tutti quanti noi siamo venuti non certamente per sedere solo con lui, ma per approfondire, perché poi chiaramente nessuno possiede la verità. Anche questo dobbiamo avere l'umiltà, perché ritorno per un attimino alla mia esperienza fatta di vita, per persone straordinarie, persone di cultura. Voglio ricordare, per chi insomma, è ancora giovane, l'episodio dei falsi modigliani, no? In cui dei ragazzi fecero uno scherzo e fecero credere che nel fiume ci fossero dei modigliani veri. E lo stesso Giulio Argani, che è un luminare della storia dell'arte, mi sarebbero di dire che erano appendici. Ovviamente, per chi sa che Argani è un grosso conoscitore dei movimenti artistici, ma non è un attributore di opere d'arte.
non si è tanto sorpreso. Questo per dirvi che anche chi è specifico in una materia, insomma, deve avere l'umiltà di mettere a confronto la propria idea con gli altri, perché soltanto attraverso una sintesi costruttiva è possibile poi incamminarci. Perché se diciamo soltanto io, se ognuno di noi avesse la verità, e ognuno di noi potesse risolvere i problemi, non andiamo a nessuno. Dobbiamo dire più noi, perché un altro difetto di noi non è questo. Diciamo io, voi sentite parlare una persona, dopo 30 parole, sentite 7-8 volte, io non se ne preoccupassi. Ma io devo dire più noi, mettendo insieme, e chiudo, lo faccio per deformazione professionale, il mosaico. Chi ha visto un mosaico, chi è andato a Ravenna, ha visto la chiesa di Santa Polina in classe mosaico. Se togliamo una testa dal mosaico, non serve a nulla. Se viene incastonato, come giusto, con il guscio all'interno, è così noi. Se ognuno di noi mette a disposizione le proprie risorse, il proprio amore per questa comunità, potremo aiutare questa compagna, questa lista, intanto a vincere il mio amico, ma anche poi ad amministrare, sapendosi circondati da tanti di voi che dovremo dare necessariamente. Solo un minuto, no? Io ho fatto una commissione, avevo deciso.